della settimana è certamente stato la pubblicazione del dato di inflazione per il mese di ottobre negli Stati Uniti. L'indice era atteso elevato a causa delle distorsioni generate dalla pandemia sugli effetti base, cui si sommano il rialzo delle materie prime, petrolio in particolare, e le strozzature dal lato dell'offerta di beni. Il tasso di crescita dei prezzi ha però sorpreso al rialzo ed ha raggiunto per la prima volta dal 1990 il 6% su base annua. Anche depurato dalle componenti più volatili, evidenzia una dinamica saldamente intorno al più 4%, ben al di sopra del target di inflazione media al 2% dichiarato dalla Fed. La Banca Centrale Americana ha più volte ribadito la sua volontà di rimanere paziente di fronte ad un'evidenza che continua a ritenere temporanea. Inizierà sì a fine mese a ridurre gli acquisti di titoli, il famoso tapering, ma aspetterà il raggiungimento della massima occupazione prima di alzare i tassi, probabilmente a fine 2022 se non oltre. Il mercato invece nelle ultime settimane sta scommettendo su uno scenario diverso ed ha apprezzato tre aumenti l'anno prossimo e altrettanti nel 2024. Un vero e proprio ciclo di tightening in linea con la storia di Washington e in barba al Flexible Average Inflation Targeting, nuovo mantra di Powell. Tale azione riporterà il costo della vita nell'alveo più ordinario, così come mostrato dalla curva dell'indice dei prezzi attesi per il futuro, che è inclinata negativamente, più alti oggi, ma più bassi domani. In conclusione, pensiamo che alla fine, nel corso dei prossimi mesi, la risalita dell'inflazione inizierà ad accelerare e che la transitorietà di quanto sta accadendo oggi si manifesterà chiaramente. Se sarà così, la Fed avrà modo di sorprendere positivamente i mercati, seguendo una traiettoria più dovish di quanto oggi scontato. Nel breve però i rischi sono aumentati, specialmente quello di un errore di politica economica, ovvero che la banca centrale, sotto pressione anche politicamente, rinneghi le sue convinzioni e si avvii lungo il percorso hawkish tracciato dalle curve dei rendimenti.